c'era il telefono, però. Lei parla pure? Sì, sono ovviamente i settori trainanti dell'economia siciliana e sono i settori sui quali ovviamente puntiamo in qualità di banca del territorio, la principale banca del territorio, per contribuire alla crescita del territorio, alla crescita sostenibile economica della regione. E quindi creiamo degli eventi, e questo è la prosecuzione di un evento che già abbiamo realizzato a marzo, che era il Sicily Digital Day, che era rivolto alle imprese digitali. Questa volta ci stiamo rivolgendo alle imprese del settore agroalimentare proprio per favorire un network commerciale di valore tra queste piccole aziende, quindi metterle in contatto con il mondo del turismo, che è l'altro, diciamo, traino fondamentale dell'economia regionale, perché riteniamo che l'interazione tra i due possa essere un formidabile moltiplicatore di opportunità commerciali e di sviluppo del territorio. Le aziende agricole in Sicilia sono circa 86.400 e rappresentano nel totale delle imprese siciliane circa il 24%, e le dimensioni e l'importanza, diciamo, economica di queste aziende si può subito vedere nel fatto che l'incidenza sul valore aggiunto delle imprese agricole siciliane, dell'agroalimentare siciliane, rappresenta il 5,4% rispetto a un 4% nazionale. Quindi sono i motori importanti dello sviluppo economico della regione, e quindi su questo ovviamente dobbiamo puntare e dare il nostro contributo per una crescita sostenibile del territorio. Come il mondo del credito può stare vicino alle imprese agroalimentari e alle imprese del turismo. Per darci questa opportunità di confronto questa mattina con questa formula Sicily for Business. Qual è la possibile connessione? Connessioni sono veramente innumerevoli. Noi come banca in realtà stiamo prendendo in eredità, diciamo, un fortissimo attaccamento al territorio. Vogliamo sviluppare tante sinergie affinché i nostri clienti, e non solo, abbiano, diciamo, un valore aggiunto nell'essere comunque presenti in Sicilia e nell'avere investito in un centro, diciamo, non solo mediatico ma anche fortemente attenzionato dagli ultimi episodi, diciamo, anche così, di sviluppo economico del territorio nazionale, che gravitano in questo momento con forte attenzione anche sul centro mediterraneo. Per cui il mondo dell'agrofood piuttosto che il mondo del digitale ci permetteranno di dare un messaggio molto forte al mondo intero, attraverso il quale le nostre aziende, le nostre eccellenze possono esportare verso l'estero e dare comunque un contributo sicuramente di crescita e di iniezione di vitalità e di speranza anche alla classe dei giovani, che in Sicilia onestamente ha un valore molto forte a cui noi teniamo particolarmente. La nostra azienda è la più grande azienda di produzione di lumache d'Italia, siamo il più grande, appunto, allevamento di lumache d'Italia, ci troviamo a Campofelice di Roccella, provincia di Palermo. Qual è, diciamo, come dire, il valore aggiunto che può dare un'azienda del genere in Sicilia nell'agroalimentare? Ma il valore aggiunto è quello di produrre dei prodotti unici, particolarissimi, e di creare un nuovo mercato, perché appunto la lumaca è stata da sempre considerata un prodotto povero. Noi stiamo cercando di rivalutarlo, e inoltre noi ci occupiamo anche della progettazione, la consulenza, lo sviluppo di nuovi allevamenti, quindi creiamo lavoro sul territorio anche a livello nazionale. Due ore, perché possiamo tutto, meglio sarebbe. Prego. Bene. Una storia, poi sentirete, appunto, voi stessi sarete protagonisti, una parte di voi sarete protagonisti nel raccontare il vostro modello. Mi dà la parola a Salo Manondino, che è regional manager di Contenti di quello che fate nel vostro lavoro. Siciliani? Sì. Ecco, possiamo cominciare. Salo Manondino, mi serve un poco di autostima, perché senza autostima non si va da nessuna parte. Jessica.